Bentrovati, io ho il piacere, direi anche l'onore per la verità, di ospitare per questa puntata di persone una persona, scusate il bisticcio, che eh, sta facendo cose davvero egregge ed è tanto più apprezzabile perché fa cose egregge, una completa dedizione alle, eh, alle donne, alle donne eh, malate di tumore al seno. Essendo ella stessa una uh, paziente operata due volte, una storia assurda, una storia davvero assurda che dovrebbe farci riflettere quando ci lamentiamo, magari per delle facezie. Ecco, un mal di testa e ci lamentiamo, non sappiamo probabilmente che cosa sia effettivamente la sofferenza. Parlo per le persone che naturalmente, e grazie a Dio, non soffrono. Bene, l'ospite di questa puntata è Silvana. Januario, Silvana, intanto io ti ringrazio, ti ringrazio anche pubblicamente per aver accettato il mio invito. Eh, Silvana Januario, che ad Avellino conoscono praticamente tutti, in provincia di Avellino, è un medico, un medico in pensione. Ha lavorato per 40 anni eh, nel vecchio laboratorio di igiene e profilassi eh, che preesisteva, vero, sia alla USL che all'ASL, eh, e poi. Dopo 40 anni, dopo la pensione, eh, ha abbracciato questa io direi più delizia che croce, no? Questa delizia dell'AMDOS dell ed è presidente appunto dell'Amdos, Credo dal 2005, già sono una quindicina d'anni Silvana. Certo, Dell'AMDOS e di Avellino, perché sì. eh, successivamente sono nate altre associazioni un po' in tutta la, la provincia e anche fuori, grazie anche all'impulso <coughs> del dottore Iannace che naturalmente è la, la, la nostra guida e ci, eh, ci accompagna nelle giornate di prevenzione che abbiamo iniziato per primi a Santa Paulina, il mio paese natale. Eh, dottoressa, io, cioè, dottoressa Silvana, scusami, io eh, ho chiesto naturalmente prima l'autorizzazione alla dottoressa Januario eh, per, eh, per parlare anche della, della sua patologia. A maggior ragione la ringrazio perché eh, ho dovuto insistere, ma soprattutto abbiamo concordato no? che se ne può parlare, se ne può parlare perché è una cosa di cui lei parla continuamente con eh, le persone con le quali ha a che fare, con donne appunto ammalate di tumore al seno e devo dire, questo pure posso dirlo mi pare Silvana, no? che è attualmente eh, sotto terapia perché non è bastato soltanto un tumore ad un seno, questo accadeva nel 2000, 2003, nel 2003 sì. eh, ma dopo 15 anni, è giusto così, no, per compensare, per compensazione, eh, ha avuto purtroppo un tumore anche all'altro seno e attualmente è eh, sotto chemioterapia, per cui anche un poco di affaticamento, io per questo sto un po' a disagio, per la verità, eh, ti ho costretto a questo sacrificio, però è molto importante le cose che tu ci potrai raccontare. Io partirei, giusto per dire un po' anche ai nostri telespettatori, Silvana, no? eh, quando insomma, ci si accanisce, accanimento terapeutico, eh, completerei il quadro di sventure con il covid. È come se non bastasse un po' tutto, a febbraio, marzo, marzo, marzo sì. dell'anno scorso, ti sei beccato anche il covid. Partirei da qui. Silvana, poi però voglio parlare con te di eri sì. bella giovincella, eh, le belle cose che hai fatto, eh, gli studi con chi li hai fatti, eccetera, eccetera. Insomma, questo maledetto Covid, ti vai a beccare, il Covid proprio tu a ammazzo. Voglio chiederti, ma come lo hai vissuto, oltretutto da medico, quindi sapendo praticamente, non dico tutto, ma certamente calcolando bene i rischi che ci, che ci sono stati, no? Come l'hai vissuto? Certo, io ho avuto una grande fortuna in quel momento perché sono stata assistita maggiornalmente già a casa quando avevo 38 di febbre e questa tosse dalla mia dottoressa carissima, eh, Anna Maria Romano, che eh, non mi ha mai lasciato un minuto. Quando ha capito che mh, non re, re, mh, la, mia, la mia tosse, la mia bronchite resisteva agli antibiotici, ha detto Silvana è il momento che ti ricoveri. Mi ha fatto ricoverare un'esperienza, quella del ricovero, proprio il momento del ricovero, allucinante, perché la, il, il, para, il personale paramedico era terrorizzato. Però poi, una volta arrivata nel, nel reparto, ho avuto un'assistenza. Ottima. Parliamo del Moscati Del vero? Moscati, sì, sì, sono stata ricoverata eh, in un primo momento in un reparto di chirurgia d'urgenza, credo e, e poi eh, successivamente in malattie infettive, poi sono stata spostata eh, alla Santa Rita ma eh, lì ecco ho avuto eh, un'ottima assistenza e ehm, anche nella incertezza in quel momento delle terapie che si stavano eh, avviando e dopo sette giorni mi sono mh, la mia TAC si è negativizzata, quindi la tosse è, è regredita, sono stata bene. Il tempo piuttosto lungo del ricovero, quasi due mesi, è, stato, è legato soprattutto a questa, alla negativizzazione del tampone. Eh, quindi la cosa che tengo a dire, per cui eh, io sono, sono rimasta eh, sorpresa, è eh, che durante questa terapia, questa, questo ricovero, in realtà io già ero, avevo problemi al fegato ehm, e tutti i parametri. Problemi al fegato derivanti dal, sì, sì, dal, anche, dal, dalla malattia primaria, dal, dal tumore al seno, sì. E in realtà in questo, in questo eh, periodo del ricovero i, i miei parametri eh, chimici, ematochimici legati appunto al tumore, eh, al, al, alla metastasi epatica, chiamiamola col suo nome, sì. non dobbiamo avere paura, eh, si sono negativizzati, le transaminasi si sono normalizzate e anche i marker tumorali. E questa cosa ehm, ha lasciato, lasciato un grande stupore, non, non si sapeva se attribuirla. Questo, scusami se ti interrompo. Sì. Ma da medico come l'hai vissuto? Cioè, tu tieni i parametri sballati no? per la malattia primaria, per, questo, per il secondo tumore al seno che hai avuto nel 2018. Arriva il virus e sembra che faccia un po' piazza pulita. Sì, <ride> sì. Cioè, è, è strano. Come, come te lo spieghi da medico? Sei riuscito sì. a spiegartelo. Sì, in realtà io proprio in, quel, in, quel, in quei giorni stavo leggendo il libro di Guido Silvestri, un ricercatore italoamericano. E praticamente si è spiegato con, come un fenomeno di interferenza virale. Ecco, si chiama proprio così interferenza. Eh, perché eh, il, il virus RNA probabilmente entrando nelle cellule tumorali le ha eh, annientate. Ora mh, vorrei dire. Che abbiamo, i miei figli hanno cercato in tutti i modi di raggiungere centri di ricerca eh, che stanno in Italia che stanno lavorando sia sul virus sia sul, sul, sui tumori per cercare, per sottoporre questo caso effettivamente non dico unico perché penso che ci saranno altri casi beh, come di il studio, mio, il ma, ma per sei. proporlo come oggetto di studio e anche perché no anche eh, per una eventuale terapia perché la, la, nostra, eh, la, la, nostra, eh, la nostra speranza non deve mai morire, noi dobbiamo sempre stare eh, al passo con i tempi e, e cercare in tutti i modi di, eh, di vincere questa, questa malattia, anche per questo noi eh, facciamo eh, anche raccolta fondi, eh, perché no, insieme anche ad altre associazioni, insieme al dottore Iannace l'ultima eh, raccolta fondi è stata devoluta con i eh, sette passi per un sorriso è stata devoluta a lo stesso ad un sia ehm, a, a, a un cento, agli, ai bambini autistici della provincia di avellino sia a un centro di ricerca centro di napoli o oh, no pure gli, oh. di napoli al pausillipon, al sì. pausillipon sì. di sì. napoli sì. E anche, abbiamo finanziato anche il Crom. Sì. Eh, dopo parliamo sì. Nella seconda parte parliamo dell'AMDOS volevo soltanto riassumere così ma ripeto non per tra virgolette speculare sulla sofferenza ci mancherebbe altro no? ma soltanto proprio per mettere in evidenza ecco, questo 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 grande coraggio questo grande anche altruismo vorrei dire no? che tu hai eh, perché soltanto se si è altruisti nella condizione patologica in cui si può trovare una persona come te si può pensare pure agli altri eh, oggettivamente allora, giusto rapidamente nel 2003 hai avuto questo primo tumore e sei stata operata dal professore Veronesi Paolo eh, sì da Veronesi poi eh, la malattia si è ripresentata, abbiamo detto dopo 15 anni, è accaduto quello che è accaduto e poi alla fine il Covid. Bene, io chiuderei un po' questa parentesi, sì. no, per parlare di Silvana Januario. Eh, la prima cosa che vorrei chiederti, no, tu hai fatto il liceo scientifico ad Avellino, sì. Eh? Sì, certo. con professori di primissimo ordine, Certo, Ti ricordi, eh, che qualcuno eh, il che... professore Acone, il professore di lettere e il professore di storia e filosofia eh, Freda, Italo Freda, è la preside, è la Costanza Convenevole, eh. il numero uno del liceo che <ride> doveva essere il fiore all'occhiello delle scuole avellinesi. E io sono entrata al liceo eh, venendo da una scuola media di provincia, quindi i miei genitori avevano un grande timore. Che la mia carriera finisse al primo anno, in verità. <ride> Però ehm, sono stata tenace e premiata. E la sì, nostra ma di, classe. Ma, ma della convenevole, che eh. cosa ricordi? Eh? Ecco, la mitica convenevole. La mitica, la mitica, ricordo gli anni della contestazione. Eh, credo 68 69 perché da noi è arrivato con qualche anno di ritardo e eh sì, credo l'anno del diploma eh, quando abbiamo cominciato a fare manifestazioni eh, e allora c'era anche tonino spina mi ricordo tra i leader ah. e eh, 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 tra i leader della contestazione e eh, quindi cominciamo con, con con la scusa della, dei termosifoni spenti e del freddo, cominciamo il primo sciopero e lei con questo bastone sulle scale che scendeva e, e dovete entrare in classe e cominciava appunto a telefonare a molti genitori, molti genitori che per dire che c'era questo momento di contestazione. Sì, la, la severità, il rigore della convenevole, no? Sì. Alla fine ha dato, ha dato frutti... Abbastanza buoni eh, perché certo. poi eh, le persone che sono uscite da quei corsi del certo. liceo scientifico eh, hanno tutte fatto una bella carriera, una Tutti gran bella carriera. i eh? professionisti, non solo, ma anche lei era una persona preparatissima. Lei ci ha fatto una lezione di biologia un giorno che non c'era l'insegnante, ha sostituito l'insegnante di biologia che mi ha lasciato veramente. Ehm, è così entusiasta e felice di avere scelto quella scuola che veramente ci ha formato. Ci eh, ha formato. Tu ne accennavi prima, no? Tu sei di Santa Paolina originaria: papà faceva il segretario comunale, tuo padre, eh, mamma, mamma era insegnante. Mamma, mamma era maestra elementare mm. e ha formato una, tante generazioni di, di allievi, di, di ragazzi e con molta severità devo dire, mamma è stata severa anche con, con noi e non ha mai fatto nessuna particolarità, né ne chiesto niente eh, a nessuno e de devo dire che eh, quella severità è servita perché molti che, che venivano dal diploma elementare sapevano leggere e scrivere eh, e fare i conti Molto meglio di un, devo dire perché ho fatto il confronto poi con quello che è stato anche purtroppo la, la, la scuola successivamente anche dei ragazzi. Dei, che è eh, meglio di quello che mh, un giovane che esce dalla scuola, certo, quindi, scuola media. Scuole elementari a Santa Paolina, sì. dopodiché le scuole medie a Dentecane, perché a Santa Paolina all'epoca non c'erano le scuole medie, sì. vai a Dentecane. Però la cosa interessante, qui che vorrei che me lo spiegassi perché sono molto curioso, a Dentecane all'epoca c'era cioè, un liceo classico molto molto ben avviato, eh, un liceo classico di, di gran valore, e tu invece potendo andare lì no, a quattro passi da casa, tutto sommato, no, decide niente da fare, io qua non ci voglio stare. Perché? Che cos'è accaduto? Ecco, mi stava stretto, mi stava stretto il paese e un po' eh, l'ambiente e niente, ho scelto di fare il liceo scientifico, non solo perché ero molto brava in matematica, lingue, eh, ma eh, soprattutto perché eh, volevo... Andare fuori dal mio, dal mio piccolo a, ambiente. Mio padre, praticamente, è stato costretto, perché alla fine lui insisteva per Dentecane, è stato costretto e mi ha iscritto al liceo scientifico. Di Avellino l'ultimo giorno utile. Ha dovuto cedere. Ha dovuto cedere. <ride> Senti, poi medicina, medicina, generalmente medicina, ci va, ge, dico generalmente, molto generalmente, ci vanno i figli dei medici, eccetera. Tu invece con una mamma insegnante, un papà segretario comunale, perché scegli medicina? Che cos'è che, 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 cos che ti ha convinto a scegliere medicina? Immagino non no, la prospettiva di fare soldi, all'epoca i medici erano quelli che erano. No. no, non è stato questo. Sono stati degli studi che io ho fatto anche durante il liceo del, um, del, di psicoanalisi. Eh, praticamente ho letto perlomeno 4-5 libri di Freud. Quindi il mio programma era quello di studiare medicina e poi specializzarmi in. in allora era neuropsichiatria, insomma fare questo percorso. Invece eh, la, mia, la mia storia è andata verso altre cose perché sono entrata nella scuola di specializzazione in neurologia dopo la laurea in medicina. Ed era molto difficile, a quei tempi c'era una selezione durissima, eh, anche oggi, ma allora era veramente difficile. Sono entrata nella scuola di specializzazione, ma poi eh, dopo qualche ripensamento, ehm, avendo vinto il concorso nel laboratorio di igiene, ehm, ho deciso di rinunciare e mi sono specializzata in ehm, medicina di laboratorio perché mi sembrava più corretto seguire quello che era la mia, la mia attività quotidiana lavorativa. Diciamo che è stata anche una scelta mh, di, eh, tra eh, quello che era la vita del, dello, del medico ospedaliero e eh, eh, l, quella che poteva essere eh, un'attività che mi consentiva anche di conciliare con la mia vita eh, familiare, quindi i figli familiare parliamo a me è capitato già un'altra volta eh, per la verità è capitato con un uomo con un maschietto no eh, non ho parlato della moglie del maschietto e il mio amico il mio ospite il giorno dopo quando la moglie ha visto la trasmissione dice ma come ma nemmeno una parolina su di me eh, una parolina su eh, tuo marito che è Giuseppe Silvestri mh, persona molto molto nota eh, la diciamo eh? Sì, sì, Come sono diciamo. i rapporti con Giuseppe Silvestri? Eh, I rapporti con mio marito sono eh, molto dialettici perché in realtà lui dopo una carriera da bancario ha avviato quella di libero professionista poi insegnante, docente nelle scuole cosa che lo ha appassionato moltissimo ma in realtà lui è da sempre presidente provinciale delle Prologo di Avellino quindi la sua vita è dedicata soprattutto a questa, a questa sua passione ecco. <ride> quindi... la dialettica era indispensabile sì, a quel punto certo, certo. Eh. Senti, invece, raga, tu hai due figli sì. hai due figli eh, uno si chiama il... no, la ragazza, la ragazza ragazza è la primogenita sì. si chiama Linda, Linda Linda che è laureata in economia e commercio e poi un giovanotto che ha 38 anni eh? Marco, sì, Marco. Marco. Sì. Eh, possiamo pubblicizzarlo non è un problema sono <ride> i titolari no? eh, eh, fratello e sorella delle, di, due, di due splendide iniziative eh? sì. quali sono? Sì. Eh, Linda è stata la prima da Avellino a avviare un'attività di bed and breakfast un BB che eh, il primo, ecco, con grandi, eh, grandi sforzi, ci sono voluti due anni per avere le autorizzazioni e, perché tutto deve essere a norma, naturalmente, e eh, quindi è stata. Silvana, scusami, sì. tutto deve essere a norma ed è giusto, ma in Italia. L'Italia è l'unico paese in cui per avere queste autorizzazioni due anni forse sono stati addirittura fortunati ragazzi, eh? chissà. Eh? Eh, eh, sì, Scusami, ti ho interrotta. No, è che effettivamente sopralluoghi e poi riqualificazione di quello che era eh, diciamo, impianto elettrico, tutto quello che era richiesto naturalmente è stato fatto e, eh, e poi Linda ha avviato questa, questa attività che continua ancora. Anche se con, adesso con disagio perché naturalmente il Covid ha, e poi anche la concorrenza perché eh, vabbè, dopo qualche anno anche Marco ha messo, ha, ha messo su questo eh, bed and breakfast, anche lui autonomo per, per, per conto suo, però eh, dico, la concorrenza poi è stata, è stata notevole in città. Ma eh, diciamo che essendo un'attività che loro svolgono mh, storica ormai hanno anche una diciamo una clientela consolidata, quindi le cose nonostante tutto vanno bene. Assolutamente un ottimo nome, assolutamente. Mm. Bene, ci restano dieci minuti Silvana, parliamo mm. un po' di Amados, eh, perché sì. insomma, sarebbe proprio fuori luogo non ricalcare l'impegno tuo in Amados e tutto quello che Amados fa. Eh, tu hai avuto il primo contatto con Amados nel 2003, se ricordo bene. Ci siamo fatti una chiacchierata nel 2004. Successivamente, sì, sì, qualche anno dopo la mia malattia, la mia prima, il mio primo tumore, ho conosciuto Mirella, Mirella Zerlinga e mi ha fatto conoscere poi Carlo, il professore Caraccio, Lobettina, Carla Mannese, altre persone. E insieme siamo tra i soci fondatori del, dell'Amados di Avellino. E da allora eh, Carla Mannese. Eh, dovette andare. Era, la, era la, la, è stata la prima presidente dell'Amdos e è dovuta, uh, ha dovuto seguire il marito in America. Era un diplomatico, adesso mi sono sì. ricordata. E quindi eh, <coughs> siamo rimasti a Mirella e Mirella ha deciso che dovevo fare io la presidente. Da allora in poi abbiamo cominciato a, a lavorare, prima appunto uno dei convegni più belli, il primo diciamo, organizzato insieme sempre in collaborazione con l'ospedale Moscati. Allora il direttore generale era il dottore Rosato, eh, e quindi abbiamo organizzato alla, nella sede della Banca Popolare dell'Irpinia un primo grosso incontro sulla breast unit, quindi tumore al seno. Fu con e Veronesi, vero, all'epoca? È venuto ospite il... Paolo Veronesi c'era Carlo Iannace, il professore Caracciolo insomma c'era eh, tutti i medici de, di Avellino e provincia, una sala, una sala piena e questo è stato anche l'inizio di quello che eh, diciamo la base di quello che è stata successivamente la, la breast unit che oggi hanno, diciamo, hanno un po' cambiato il nome, fanno GOM eh, ma eh, la breast è eh, la il, il, è quello che mette la donna al centro di un'equipe di specialisti e, eh, che eh, lavorano per eh, il superamento, da prima dal punto di vista chirurgico e poi dal punto di vista terapeutico, per il superamento del tumore al seno. E su questo noi ad Avellino abbiamo l'eccellenza del dottore Iannace che ormai eh, già da qualche, qualche anno fa eh, aveva eh, circa eh, dai 400 ai 500 casi l'anno. E questa esperienza naturalmente fa sentire una grande eh, sicurezza, ehm, una grande tranquillità eh, alle donne che affrontano Vabbè, questa... In dieci, in, sotto proprio in dieci secondi, Silvana, sì. no? posso chiederti di rispondermi in dieci secondi? Ecco, se ti chiedesse una persona qualsiasi, no? di tratteggiare Carlo Iannace, proprio così, un tratteggiamento veloce, veloce, veloce. Eh, come lo descriveresti? Mm, guarda, non so se dirle che è un, un fanciullo, perché lui a, a conserva la sua innocenza, nel, eh, oltre naturalmente quello che è un professionista serio, ma eh, conserva la sua innocenza e la sua semplicità nel rapporto con le donne. Qualsiasi donna che va eh, da Carlo si, si affida perché lo sente, lo sente amico. Ecco, questo riesco a dire in questo momento. Poi, Però un fanciullo geniale. Eh? Geniale, sì, geniale perché ha eh, saputo costruire un poco alla volta con un poco di, mo, di immodestia, dico anche grazie eh, alle associazioni, eh, ha saputo costruire che è, quello che è il, il mondo della, della Breast Unit. Beh, beh, voi avete lavorato moltissimo come associazione. Eh, scusa, Silvana, mh, così proprio a volo d'aquila, no? le iniziative più importanti perché poi vorrei chiudere con te con eh, quel bando l'ultimo bando che hai fatto il l'infedema come si chiama l'infedema sì eh. lo stiamo preparando sì. eh. Eh. velocemente, velocemente. No? le cose, le cose che, a, alle quali sei più legata per le quali l'associazione si è maggiormente data da fare eh, attività di informazione sulla prevenzione del tumore al seno eh, un progetto che abbiamo fatto con il CSV si chiama Se Non ti Informo: rivolto agli allievi delle alle donne e uomini delle scuole eh, superiori di Avellino e Provincia, dove si fa capire l'importanza dell'autopalpazione. Questo in collaborazione col CSV e con la collaborazione della dottoressa della professoressa Amalia Benevento. Giornate di prevenzione gratuite che continuiamo almeno una volta al mese, riprendiamo l'occasione il 24 eh, febbraio prossimo. Abbiamo un'altra, riprendiamo pur in tempo di Covid riprendiamo le visite presso la sede dell'associazione che è in via tagliamento ex ECA. Eh, poi ci sono delle attività ferme in questo momento, il punto di ascolto nell'unità di senologia del Moscati, il punto eh, di accoglienza nell'oncologia. Poi facciamo, eh, che cosa? Ah, fatto una, un contributo di 100 euro alle donne con alopecia, sottoposte a chemioterapia si possono perdere i capelli, eh, non tutte le chemio producono questo effetto, ma eh, queste donne hanno da noi un contributo di 100 euro. A questo proposito vorrei ricordare che abbiamo fatto... Due anni fa una raccolta eh, di firme che abbiamo portato alla Regione Campania nella persona della Presidente Rosetta D'Amelio ed è stato istituito un fondo, un fondo per, eh, per, per l'alopecia, un contributo per l'alopecia e eh, è stato eh, assegnato alle, eh, alle autorità di ambito. Eh, ecco, io faccio appello in questo momento anche al Sindaco di Avellino, eh, eh, festa, perché eh, dia un segnale su, sull'esistenza di questo fondo e lo, eh, lo metta a disposizione di queste donne, perché non sempre questi 100 euro che noi diamo. Eh, possono, possono bastare, quindi ci sono questi fondi dati dalla Regione, assegnati dalla Regione e metterli a disposizione con un, una cosa semplicissima. Basta dimostrare che si fa la chemio e, e avere diritto a una X cifra, si stabilisce quanto e poi eh, si, si dà. Poi abbiamo fatto corsi di formazione per personale sanitario. Soprattutto io ci tengo molto eh, di sensibilizzazione sull'infedema, che è il cosiddetto braccio grosso l'inferma è una patologia che non si sviluppa in tutte le donne operate al seno con ehm, con l'asportazione dei linfonodi ascellari ma in una percentuale eh, variabile può, eh, può manifestarsi questo problema la sensibilizzazione avviene attraverso una, 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 una eh, diciamo una guida pratica a queste donne e soprattutto e poi che devono sapere che devono mobilizzare il braccio quanto prima dopo l'intervento, già nella prima settimana dall'intervento è importante mobilizzare il braccio e poi facciamo dei corsi di ginnastica dolce, l'ultimo l'abbiamo eh, do, purtroppo dovuto concludere, iniziare e concludere nel mese di ottobre del 2020 e lo riprenderemo appena si riaprono le palestre, facciamo questa ginnastica, chiamiamola ginnastica dolce, che è un'attività Motoria che aiuta appunto la circolazione linfatica. Ancora ehm, abbiamo dato perché noi ehm, siamo una OLLUS e quindi eh, abbiamo, eh, facciamo. Eh, eh, come si dice eh, il 5 per 1000, la il raccolta 5, del sì. 5 per 1000? Sì. E con un primo fondo eh, che abbiamo ricevuto dall'Agenzia delle Entrate assegniamo a suo tempo una borsa di studio di 10.000 euro a un chirurgo, un giovane chirurgo che collaborava con il dottore Iannacci. Insomma, tanta roba proprio. Eh. Sì, abbiamo un minuto, soltanto un minuto. Vedi, è passata mezz'ora subito, velocemente? Tu mi, <ride> mi hai detto chissà quanto tempo ci vuole, no? È passata mezz'ora. Senti, eh, sono 15 anni che tu stai in questa storia, in questa bella storia, lasciami dire. Eh, non so, dovendo fare un bilancio, no? dovendo fare un bilancio anche rispetto ai risultati ottenuti e, e anche rispetto a, al tuo stato esistenziale, no? che non è certamente invidiabile. Eh. Un bilancio, te lo chiedi mai la sera? Eh, quando ci rifletti sopra, che dici? Ne è valsa la pena? Non ne è valsa la pena? Ti ha in qualche modo risollevato? Che tipo di aiuto è stato dato a tanta gente? Noi abbiamo dato eh, aiuto a tante donne, ma soprattutto è quello che riceviamo. Perché eh, mia sorella, per esempio, è responsabile. Del, della banca della parrucca dove si scambiano anche queste parrucche, le donne che hanno già superato la malattia, rendono, restituiscono e quindi vengono scambiate. Ma quello che riceviamo è impagabile. Io sono, eh, sono soddisfatta e sono tranquilla, mi sento eh, appagata quando riesco a, a fare qualche, qualche cosa per, per, queste, per queste donne. E adesso stiamo preparando sto preparando un, un bando, una borsa di studio di 5.000 euro all'incirca per un giovane che si, diploma, che si laurea alla nostra scuola di riabilitazione qui del Moscati. È una laurea breve ma è importantissima, proprio dedicata a un giovane laureato che faccia una tesi. Sull'infedema, sull perché questa patologia è molto poco conosciuta e anche molto poco trattata. Diciamo che le competenze sono piuttosto rare. Ecco, quindi, faremo questa borsa di studio a favore di questo eh, giovane che farà, tesi, ehm, che farà la tesi su questo tema, poi vedremo, stiamo definendo un po' le, certo. le regole. Quando, quando avrai bisogno naturalmente di pubblicizzare, di far sapere, chiamaci, faremo tutto. Grazie. Eh, cinque secondi, soltanto cinque secondi. Eh, tu stai vivendo, io non so, come dire, combattendo con la malattia, perché lo hai detto, non ne hai fatto un mistero, purtroppo ci sono le metastasi in atto, no? Eh, posso farti una domanda un tantino. Forse un po' indiscreta, eh? Hai paura? Sì, sempre paura. La paura è quella che domina eh, sulla, nostra, sulla, sulla mia vita, ma è anche quella che, diciamo, io cerco di, di tenere a bada. Proprio impegnandomi, questo mi dà una grande forza, impegnandomi con l'associazione. Eh, con le altre donne, tra non molto faremo un nuovo incontro con Carlo per l'organizzazione di un'altra Camminata Rosa e tutto questo mi dà eh, la forza e anche il coraggio di, di andare avanti. Bene, si chiude qui questa, questa nostra intervista, questa, questo nostro racconto, se posso chiamarlo così, eh, con Silvana Ianuario. Due, due settimane fa abbiamo avuto ospite eh, voglio ricordarlo, Emanuela eh, Sica, un avvocato che a 43 anni per una patologia degenerativa cerebrale ha perso la vista ma che è, continua a fare cose eccellenti e eccezionali. Oggi eh, Silvana Ianuario, vi abbiamo dato soltanto una piccola parte del racconto del suo impegno che con tutti i problemi che si ritrova deve amare talmente la vita e ne vale veramente la pena per fare ancora tutto quello che fa, eh, una bella lezione, una lezione di vita, una lezione d'amore un po' per tutti. Silvana ti ringrazio per essere Grazie stata con noi Grazie. e con i nostri telespettatori l'appuntamento è con la prossima puntata di Persona. Grazie.